tutti carissimi amici di HP Fighters! Spippolati, quest'uomo qui davanti stamattina mi ha costretta nel mio giorno di riposo, ovvero la domenica, a svegliarmi alle 8 circa per andare a fare un passo, ed essendo lunga la strada, ve lo dividerò in due parti. Per adesso ci sono solo dei fantastici drittoni, quindi ci rivediamo dopo la sigla. Siamo vicinissimi all'inizio della salita, del passo, che non so se scoprirete in questo giro, cioè in questo video, o nel prossimo, però vedremo, vedremo. Magari vi faccio uno spoiler a fine video e poi per vedere l'altro... Non saluto nessuno oggi, ok? E poi nell'altro vi faccio vedere l'arrivo e tutte queste cose qua, insomma. L'ho preso, ci ho provato a schivarlo ma non ce l'ho fatta. Non è vero, non ci ho provato, sono un imbecille a volte. Comunque questo si può chiamare, almeno fino ad ora, viaggio appiattisci gomme centralmente, perché esclusa qualche rotondina simpatica non c'era proprio un cazzo di curve. Adesso appunto dovrebbero cominciare, ed è per quello che ho cominciato adesso a registrare. Eddie ha messo su due scarichi GPR, infatti cerco di non stargli tanto vicino perché sennò uno non mi sentireste parlare, due non sentireste le ovince, perché logicamente essendo una moto più piccola con uno scarico solo, se gli porto vicino a un 1000 con due scarichi si sente solo quello praticamente, cioè perché fa un bordello allucinante. Poi vi farò un piccolo videino dove lo facciamo sgasare un pochello. Comunque prima, purtroppo non l'ho registrato, ma comunque ero in partenza, ho accelerato un po', mi ha scoppiettato in rilascio, le ho vince una cosa fighissima, ero lì così, acceleravo e... Pum! Ma ti adoro tesoro! Adesso non so là sul passo come sia, sinceramente. È un mistero, non ci sono mai stata, non conosco la strada, seguo Eddie e spero che non mi faccia spatassare perché lui va e io vado un po' meno, però forse con l'allenamento sulle pit bike vado un po' meglio dell'anno scorso, saprete dirmi voi logicamente. E poi io ho fatto anche un po' di allenamento tornando dalla diga del Brugneto la volta scorsa, che non l'ho registrato, ma è stato qualcosa di veramente devastante perché abbiamo fatto un'ora in più di montagna e basta, su e giù, e destra e sinistra, e tornanti, e destra e sinistra, e su e giù, tutto così, era una cosa allucinante, un'ora, in mezzo ai boschi, tra l'altro col bagnaticcio, freddo, perché erano le 6 passate, e faceva ancora abbastanza freddo in quel periodo, è stato qualcosa di tremendo! Eddie che mi fa segno ok, ma non so se lo stava facendo a me o se lo stava facendo a qualcun altro, non ne ho idea. Comunque metto la freccia, mi sforzerò a metterla anch'io, va, così magari non mi incula nessuno. Ma che fiume è questo? Carino, bello, ma non ne ho idea. Fornovo di Taro, ok. Ah sì, poi ovviamente un'altra cosa bellissima del girare con Eddie è che l'unico navigatore, appunto per quello voglio un navigatore così siamo tutti un po' più tranquilli, l'unico navigatore che ha è quello del cellulare e che lo guarda una volta ogni ora. Oh, cosa vedo, un 1290, oh cosa vedo. E qua andiamo verso La Spezia. Quanta strada in una giornata. Non è Spavald con le grafiche a ruba, l'ha cambiata. Ma siamo un po' troppo distanti da Spavald per essere lui, diciamo. Comunque, treno! Io non mi sono ancora assolutamente svegliata stamattina. Vabbè, raga, andiamo tra un po', eh? Abbiamo cominciato con le curve.
Velox, ma dai! Mi prendi per i fondelli? Figurati se non c'è davanti il rovina curve. Non proprio, dai. Sarà Eddie a farmi il segno di ok o a fare il segno a quello là, ma va bene così. Ho fatto un tornante in terza, non me ne ero accorta, ero convinta di averlo scalato in seconda. Ancora vale, la mettiamo la seconda sui tornanti per favore, grazie. Questo era largo, non era un tornante, tra parentesi. È inutile l'allenamento, è la prima arma utile per riuscire a fare ste strade. Più le fai e meglio è. È bellissima sta strada. Ottima strada, Eddie. Bravo, Eddie. E sicuramente ancora non stiamo salendo più di tanto. Adesso non so se più in là diventerà più complessa, ma per adesso ci sta. Scusate se non parlo tanto, ma mi sto veramente impegnando a prendere le curve al meglio che posso e diciamo che ci terrei da voi ovviamente a sapere se sono migliorata rispetto all'anno scorso dopo i miei allenamenti personali di pit bike oppure se sono ancora pippa quanto l'anno scorso, quindi io vi inviterei a lasciarmi un commento qui sotto a riguardo. So che la frizione è ancora un po' il mio punto debole e le marce anche, però sto cercando di rimediare, diciamo, piano piano, un po' con calma. Vedo che piega abbastanza bene, riesco a stargli abbastanza dietro, il che mi fa ben sperare in un suo giudizio positivo alla fine del video. Con questa strada ve la consiglio vivamente, adesso vi dico dove stiamo andando, così magari se avete voglia di farvela il prossimo weekend potete farlo. Tornante. Non è un tornante, è una curva, vale! E comunque questo è il passo della Cisa. Almeno non so se siamo ancora sul proprio la strada del passo, però di base arriveremo là. Bene ragazzi, che dire, per il momento io vi lascerei, lascio accesa la GoPro sempre così se succede qualcosa lo vedete. Per il momento vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Lasciate un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, un commento in qualsiasi caso. Io ricordatevi che vi voglio bene e queste strade le faccio anche per voi. Siamo in discesa perché, vabbè, falsa discesa. E per il momento niente, ciao da Capibikers and ciao! Mi sa che qua c'è una sorta di raduno. Quanta gente c'è? Quante moto? Anna T09! Ah, ma siamo arrivati! Thank you.